Dopo 2 anni di intoppi burocratici e cantieristici a Barletta, entrano finalmente in funzione gli ascensori del sottopasso pedonale che collega Via Fracanzano a Via Milano. La connessione tra centro e periferia, già possibile attraverso le rampe di scale, è adesso a beneficio anche dei disabili che potranno utilizzare i nuovi sistemi ufficialmente funzionanti. L'iter burocratico, amministrativo, tecnico è stato un iter difficilissimo perché questo viene paragonato ad una funivia praticamente. Io ho voluto che questi ascensori fossero aperti, funzionanti 24 ore su 24, perché anche un cittadino disabile, una persona anziana che volesse percorrere questo luogo di notte lo deve poter fare in assoluta libertà, in assoluta sicurezza. Ogni secondo di questo luogo viene monitorato, quindi i cittadini devono essere sicuri. L'appello delle istituzioni locali è rivolto non soltanto ad un utilizzo in sicurezza degli ascensori e dell'intero sottopasso, ma anche alla cura dei beni e delle strutture pubbliche. Il messaggio è rivolto a chi in precedenza e anche di recente ha imbrattato i muri del sottopasso Marconi in Briani. La tutela di uno snodo fondamentale per la viabilità pedonale è un interesse anche dei cittadini. Quindi abbiamo fatto una cosa, credo, importante per la città. Adesso la diamo ai cittadini nella speranza che i giovani soprattutto non la vandalizzino e la rispettino come luogo proprio, come se fosse casa propria.